sei così bella, hai capelli d'oro! Ma che le salta in mente? Devi studiare di più, non ho mai visto un compito peggiore! Ma lei non è normale, i capelli della bambola sono tutti rovinati! Un momento, ho preso una F! Mamma si arrabbierà un sacco! Ah, mi chiedo... Ho un'idea! Sì, potrebbe funzionare! Applico la colla ai piedi della bambola, poi premo il piede sulla F. Ora lo sollevo con attenzione. Cambiamolo quel voto! Ah, nessuno lo scoprirà! È tutto questo grazie a te! Mua. Ok, attenzione ragazzi, lo farò una sola volta! Ed è complicatissimo, capito? Sta scherzando? Non guardare me! Oggi impariamo a conoscere la geometria! Come? Non ci ho capito un tubo! Hai visto Brian prima? Ehi! Che succede? Stiamo facendo due chiacchiere! Che modi sono? Meglio disegnare quello stupido triangolo, sarà mica difficile! Sì, molto difficile! Questa volta userò un righello! Ups. Mi prendi per scema? Scusi! Non farlo più! Cavolo, è cattiva! Riproviamoci! Oh sì, così va meglio! Cosa? Ma com'è possibile? Non ho idea di come abbia fatto! Stavolta so come fare! Ho una buona sensazione! Oh, non è giusto! Annie, smettila di giocare! Fingiamo che lei non l'abbia visto! Prossima volta, promesso! Mi chiedo come vada Luna! Ecco qui, una riga lì, una riga qui. È venuto bene. Sì, mi piace moltissimo. Wow, i miei occhi! Ah, ho un'idea. Deve esserci qualcosa qui dentro che posso usare. Questo potrebbe servire. Al lavoro! Stendo il nastro lungo due lati della plastica, così. Poi stacco la linguetta. Ora lo piego, lo premo per assicurarmi che si attacchi. È come una lunga tasca, ci verso del glitter. Tutti abbiamo bisogno di brillare. Ho fatto dei segni sul cartoncino. Lo incollo sul pezzo di plastica. Wow, l'adoro! È il righello migliore che ho. Ora disegnerò quel triangolo. Non deludermi, gattina. Wow, che figata! Wow, funziona perfettamente. Sono invidiosa. Non esserlo, te ne ho fatto uno. Davvero, sei la migliore! Sì, lo so! Oh, che rottura! Odio studiare! Non capisco nemmeno queste equazioni! Basta, mi arrendo! Non sono brava in questa materia! Che diavolo è quello? È un peluche per te! Vuoi giocare? Mi dispiace, non posso! Devo studiare e finire di fare i compiti! Vorrei tanto dormire, sono così stanca! Ops! Oh, mi sono addormentata. Devo riuscire a finire. Che sta succedendo? Dove sono? Questo è il peggior test che abbia mai visto! Mi sono addormentata mentre studiavo, fallirò al test! Eh? Giorno, ti piace il mio palloncino? Vuoi giocare con me? Vedi, ho aggiunto un nastro al mio palloncino in modo che non voli via. Ehi, forse posso farci qualcosa. Ho un palloncino e adesso ho bisogno di questo pennarello. Ci scrivo sopra le equazioni. Devo solo sgonfiare il palloncino e ora che è piccolo ci passo sopra un pezzo di scotch. Tengo fermo il palloncino, tolgo lo scotch e lo metto sull'unghia. Ci sta perfettamente. Bene, adesso posso superare questo test grazie alla mia unghia. Nessuno se n'è accorto, sono così intelligente. Fammi vedere se sta barando qualche foglietto. Bene. Fammi dare un'occhiata da vicino, mi serve la mia torcia. Guardami, apri bene la bocca. Bene, puoi andare, sono felice che non stai barando. Oh, ci è mancato poco. Ma sono la migliore! Sto cercando di arrivarci. Non è colpa mia se sono troppo bassa per arrivarci. Devo prendere il mio astuccio. Odio essere così bassa, non riesco a raggiungere niente. Non vedono che sto cercando di leggere? Ok. Oh, eccola. Ciao, Essie. Oh, ciao, come va?
Oh, wow, sei davvero molto alto. Ciao lassù. Beh, mi piaci così tanto, posso baciarti? Puoi andare un po' più veloce? Sono qua giù. Avanti. Ok, mi serve questo megafono. Devi chinarti di più. Forse se uso l'ukulele? Non funziona niente. Aspetta, ci sono delle matite qui. So io come usarle. Mi serviranno anche le infradito. Toglierò le cinghie. Metterò un goccio di colla a caldo. Adesso metterò una matita così in verticale e tutte le altre. Ora posso semplicemente attorcigliare questo nuovo cinturino che vedete qui. Tadan! Ora ho dei bellissimi sandali con la zeppa. Devo solo indossarli e vedere se funzionano. Sì! Ora posso avere il bacio che stavo aspettando. Aspetta. Ah, mi prendi in giro! Non è passato così tanto, sveglia! Fa nulla, facciamo finta che non sia successo. A cosa sono sveglio? Ah, giusto, il bacio, eccomi. Credo di essere ancora pronta a baciarti, sì. Ci siamo, va bene ragazzi. Questa nuova cipria non è la migliore, dura tutto il giorno, forza. Su, facciamoci un selfie. Non mi stanno neanche ascoltando. Eh sì, Cheryl, ora basta, separatevi. No, non voglio che tu vada via. Mi mancherai così tanto, Cheryl. Siamo così vicine eppure così lontane. Esatto. Si sta qui per imparare. Pss, pss. Cosa? Che c'è? Possiamo usare i telefoni e parlarci? Oh, è un'idea super intelligente. Fammelo prendere. Ferma lì. Credete sia nata ieri. Niente telefoni, neanche il tuo. Li prendo io. Esatto. Potete riaverli dopo la lezione. Tornate al lavoro. Ok, fammi provare, farò una palla e... Cheryl, è per te! Oh no, è atterrato troppo lontano! Ha visto qualcosa? Ok, sembra che stia leggendo. Siamo state fortunate. Ok, devo provare con qualcos'altro. Ho questo bicchiere. Lo capovolgo e poi taglio il fondo. Adesso mi serve un palloncino. Ne taglio un'estremità, lo apro e lo faccio scorrere sopra la tazza. Eccellente! Adesso sono pronta per provare il mio piccolo cannone di messaggi. Metterò il messaggio, tirerò indietro il palloncino e questo volerà. Wow, questo messaggio è per me, fammi aprire. Come stai? Oh, ha mandato un messaggino per me. Sì, ha funzionato. Immagino che questo sia un messaggio da parte sua. Chissà che dice, ci vediamo dal preside. Anch'io so come fare un cannone. Dai, dobbiamo scrivere i nostri nomi. Aspetta, voglio scrivere prima il mio. Spostati. No, c'ero io per prima. Questo è il mio spazio. Ah, come vuoi. Nessuno ti voterà. Nè, nè. Candidature per la reginetta del ballo. Iscriviti con me, dai. Ok, come vuoi. Facciamolo. E se una di noi venisse incoronata reginetta? Fammi solo tirare fuori la penna. Sono pronta a firmare. Oh, accidenti. Non funziona. Oh, aspetta, ho un'idea. Ho una banana nella borsa. Aspetta, non è quello che volevo. Fammi provare di nuovo. Eccoci qui, questa volta ci sono. No, aspetta. Non è quello che cercavo. Mi spiace, ma ci vorrà un po' di tempo. No, lo so, anch'io ho visto quell'episodio ieri. Oh, che diavolo è stato? Va bene, basta, svuoto tutta la borsa. Aspetta, hai un altro succo di frutta. Ehi, in realtà penso che mi sia venuta un'idea. Prenderò questo cartone vuoto e lo taglierò. Adesso rimuovo la parte superiore e con le forbici taglio lungo tutto l'angolo. Arrivo fino all'altra estremità del cartone. Ripeto lungo gli altri angoli così posso aprirlo in questo modo. Non voglio che assomigli a un cartone per il succo, quindi lo coprirò con questa carta. Lo capovolgo e tiro fuori la colla stick. Ricopro tutto lo spazio con la colla così. Perché voglio aggiungere questa striscia di carta arancione. E ora è il momento della colla a caldo, perché la colla stick non è abbastanza forte. Ne aggiungo dell'altra, ma ruotata in questo modo. Adesso metto altra colla a caldo, questa volta sulle punte. Devo solo attaccare questo piccolo elastico e... incollerò poi delle strisce magnetiche. Tadan! Ho realizzato un astuccio. Nell'elastico posso metterci i pennarelli. E qui posso mettere alcuni post-it e qui le mie graffette. Quando tutto è pieno lo posso ripiegare. Prima la scatola interna e poi quella esterna. E ora posso aggiungere il nuovo coperchio che ho tagliato prima. Ehi, guarda che ho fatto! Ah, che cos'è? Posso aprirla? Ok. Wow, non può essere!
Vedi? Adesso puoi trovare tutta la cancelleria e io posso iscrivermi per diventare reginetta, ecco. Oh, guarda tutte le attenzioni che sto ricevendo. Non esiste, quello è l'astuccio più bello che abbia mai visto. Su, diamoci da fare. Ma come, anche lei ha la valigetta con l'unicorno? Che ha da guardare? Beh, che vinca il migliore, cioè io, con un'intera tavolozza di colori. Scommetto che sta crepando di invidia. Anch'io ho dei colori bellissimi. Posso farmi bella quando voglio. Ah sì? E i miei pastelli alla Wolverine? Tutto qui, guarda il mio nuovo rossetto. Capirai, non hai visto i miei tubetti di tempera? Ah, non lo sopporto! E naturalmente i pennelli. Pennelli, dici? Guarda che cosa ho io. Esatto, un intero set di pennelli per il trucco. Va bene, lo ammetto, ha vinto lei. Aspetta un attimo. Non mi do per vinto, ho un'idea geniale. Prendo un po' di feltro, un righello e un gessetto. Poi disegno dei trattini di 1 centimetro ciascuno. Ecco qui, ho disegnato 2 file di trattini per 2 volte. E qui è dove ho ritagliato il feltro. Adesso posso inserire matite e pennelli. Basterà infilarli nei ritagli che ho fatto e poi posso arrotolarli facilmente. Una volta arrotolato tutto, aggiungo qui un po' di colla. E poi incollo questo bel fiocchetto adesivo. Ed ecco fatto! Visto che bello? Scusa? Non hai visto la mia arma segreta? Ma cosa? Come? Come osa? Che combinate voi due? Ah, una sfida? Dichiaro il vincitore, allora. Sei tu! Sì, lo sapevo! Ero certo della vittoria! Non ci posso credere! Bene, bene. Ho preso tutti i miei telefonini. Oh no! Accidenti, li stanno sequestrando! Non potrò entrare senza consegnarli tutti. Ok, usa il cervello. Nascondili da qualche parte, in tasca o dovunque. Ok. Così, sono pronto. Posso provare a intrufolarmi. Anzi, uno lo consegnerò così non sospetterà degli altri. Ecco a lei, non mi serve mica, sa? Ok, ho passato i controlli, tutto è filato liscio. Attenzione, oggi c'è il compito in classe. Non avete molto tempo, quindi al lavoro. Ok, mi serve il mio primo telefonino. Oh no, ho scordato di metterlo in carica. Vediamo quello che ho sotto il berretto. Mi salverà. Oh! Ah? Che cos'era quel rumore? Forse non era niente. Oh, c'è mancato poco. Ok, devo prendere il telefonino senza farmi beccare. Oh no, cavolo, lo schermo si è rotto! Ok, calma, ne ho un altro. Quello che ho nascosto nel cappuccio. A posto, posso fare il compito. Che succede lì dietro? Non avrà un telefonino intrufolato di nascosto, spero. Se è così, devo dargli una lezione. Ah, chi ha spento le luci? Oh, ehi, si vede la luce dello schermo. Ma no, preso con le mani nel sacco. Eh già, ho visto quel telefono, pensavi di passarla liscia, eh? Adesso ho proprio tutti i tuoi telefonini. Ma tu guarda quanti ne avevi nascosti! E adesso che faccio? Aspetta, ma cosa vedo lì sotto? Come ha fatto a portarsi un telefono? Sono così invidioso! Ehi, complimenti, fatelo dire! È stato facilissimo! Basta questo! Scotch, ma è geniale! No, è suonata la campanella! Devo far piano in punta di piedi. Ok, non c'è nessuno intorno, sono da solo. Oh, ave, così bella e dolce. Ci siamo, forza e coraggio adesso. Le piacerà un sacco questo muffin, l'ho fatto per lei. Oh no, sta arrivando, devo far presto. Accidenti, non c'è più tempo, devo nascondermi qui. Eccola, adesso guarderà nell'armadietto appena posa il telefono. Oh no, non può essere, quello è Jake. Ciao, Ava. Ho preso questi dolci per te. Per me, wow, sembrano buonissimi. Assaggio prima questa fragolina. Che buona, ne vuoi anche tu? No, non è giusto! Come può preferire lui a me? Ok, adesso è il mio momento. Adorerà questi tulipani, lo so. Ciao, Ava. Ah? Chi è? Oh, ciao, posso fare qualcosa per te?
No, scusa, fa niente. Ok, va bene. Come profumano queste rose? Ava ha bisogno di qualcosa su cui scrivere. Tocca a me. Tieni, puoi usare il mio quaderno. Tieni, usa pure il mio. So che ti piace il viola. Oh, Jake avrà di nuovo la meglio. Guarda, ne ho tre e sono tutti per te. Oh, ma guarda che cosa c'è qui sul tuo quaderno. Ma come, sul serio? Ho usato un po' di strass e di pagliette colorate, sì. Le ho prese di tutti i colori e ho usato il coperchio di una scatola di patatine. Con appena un po' di colla attorno al bordo. Poi basta premerlo sulla copertina del quaderno ed ecco fatto, divertente e coloratissimo. Che bravo, è veramente bellissimo. E ho anche questi. Presto, il cancellino. Oh no, beccata. Faccio finta di niente. Ferma lì dove sei, Madison. Visto che ti piace disegnare alla lavagna, risolvi questa equazione. Oh, non saprei. Kate, aiutami. Non chiedere a me, non lo so. Ma davvero, ragazzi? Vi faccio vedere io. Basta usare le dita, quelle che hai disegnato, sì. Abbiamo un 6, un 7, 8, 9, 10 su ciascun dito. Dove si trova il 7? Eccolo qui. E l'8 invece è su questo dito. Adesso inseriamo i numeri più piccoli. In totale 5 dita. E scriviamo il 5. E cosa facciamo con tutte le altre? 3 su questa e 2 su quest'altra. Moltiplichiamo e otteniamo 6. E questa qui è la soluzione. Wow, quante cose si possono fare con le dita, sì? Non a caso sono la prof. Siediti adesso. Oh, sono così nervosa per il compito. Davvero, secondo me sarà facilissimo. Non so neanche da dove iniziare. Ok, non sta guardando. Ho una possibilità. Calcolatrice, tocca a te salvarmi. Sta usando la calcolatrice. Madison, ti vedo, sai? Oh, scusi, la metto via. Ma come faccio a risolverle? Forse qualcosa tipo così? No, tutto sbagliato. Chissà come se la sta cavando Kate. Ma dai, ha già finito. Cosa c'è sul foglio, scarabocchi? Kate, ma sono farfalline. Ti faccio vedere. Queste sono le frazioni. Basta raggrupparle in cerchi così. Puoi trasformarle in una farfalla. Moltiplichiamo gli angoli e mettiamo il risultato sulle antenne. Tutti e due gli angoli, mi raccomando. Prossimo passo, moltiplichiamo la fila sotto così. E poi sottraiamo i numeri sulle antenne. Questo è il numero che va sopra e quello che va sotto ce lo hai già. Wow, geniale e carinissimo! Ho finito! Consegniamo i compiti! Ricorda di condividere il video con gli amici e non dimenticare di iscriverti al nostro canale per altri fantastici video come questo qui. Ah, sono così annoiata. Questa formula è una delle mie preferite. Finalmente taglio la corda! Sono felice che sia finita finalmente a casa. Che giornata, ora di rilassarsi. Benvenute al nostro show, volete giocare, signore? Ok, buona idea. Non ve ne pentirete. Premete il pulsante per cominciare. Facciamolo. Che succede? Dove siamo finite? Aspetta, lei! Che cosa ci fa qui? Ah, il mio piano ha funzionato. Andiamo! Trovato, devo abbronzarmi un po'. Wow, come ha fatto? E ho qualcosa per voi, credo che vi piacerà. Accenderà la vostra vita. Cosa?
È uno scherzo, vero? Che dovrei farci con questo? Usa un po' di iniziativa, Luna, ecco perché non superi gli esami. Guarda, questa non me l'aspettavo. È un po' impolverata. Le do una strofinata veloce. Magari uscirà fuori un genio. Oh, cosa? Chi mi ha chiamato? Ci sei, mortale? Ah, eccoti qui. Cosa? Lei ha avuto un genio ed io uno stupido fiammifero? Perché tiri fuori la lingua? Non mi riconosci, fai sul serio? E adesso che mi dici, eh? Ah, certo, capisco. Ma Albert, non dovresti esaudire un mio desiderio? Sono un genio, non uno delle fiabe. Però ho un esperimento per te. È stata dura. Beh, divertiti. No, Albi, torna qui. Speravo che potessimo andare a cena. Ciao, ciao. Resterò sola per sempre, ma almeno mi ha lasciato un regalo. Non è proprio una cena romantica, ma... Verso la bibita nella ciotola dovrebbe andare. Prendo una banana e metto un'estremità nella bibita. È incredibile che lo stia facendo. Adesso credo che metterò la lampadina nella ciotola. Mi sento stupida. Aspetta. Wow! Lo vedi questo? Albert, l'hai fatto di nuovo. Wow! Ma che dovrei farci con il fiammifero? Devo sempre spiegarti tutto? Accendilo. Ah, semplicissimo, perché non ci ho pensato prima. Credo che sia rotto. Devo trovarmi un altro lavoro, non sono brava a insegnare. Devi strofinarlo contro qualcosa. Trovato, posso farlo senz'altro. No, ancora niente. Ok, fiammifero, è tra me e te. Accenditi, insomma, mi fai arrabbiare. Fatto! Con la mia mente sono una supereroina. Com'è possibile? Questo è incredibile. Ho davvero dei baffi magnifici, eh? Oh, brava Luna, notevole! Sono fiero di te! E qui che abbiamo? Così hai conosciuto Albert? Qualcuno deve pur vincere. Mi sento generoso, entrambe! Ah, batti 5! Ho un'ottima idea. Stavolta si prova una sfida coi numeri. Tutto a posto, non serve applaudire. Matematica? Credevo fosse un gioco. Non sono sicura di che dobbiamo fare. Io ammiro me stesso e lei rovina l'atmosfera. Che maleducato, vero? Fammi pensare, ci sarà qualcosa che possiamo usare? Oh, questo può essere utile. Con un libro di matematica si va sul sicuro. Magari troverò la risposta tra le pagine. Diamo un'occhiata. No, non va bene. Non ho un campo. Né delle mucche. Questo è ciò che serve. Sapevo che il libro non mi avrebbe deluso. Ho preso la penna, mettiamoci al lavoro. Inizio disegnando i numeri 1 e 2, il 3 e il 4 possono andare qui. Poi li dovrò unire, traccerò alcune linee aggiuntive, poi un grande e un lungo circuito e adesso gli ultimi ritocchi. È un simpatico elefante ed è stato creato coi numeri. Come farei senza la matematica, ne sono fiera. Certo, va bene. Aspetta, è la sua grande idea? Io posso fare di meglio. Sto per lasciarla a bocca aperta. Disegno due piccoli ovali, poi al di sotto ne disegno altri due. Infine, disegno ovali più grandi in fondo alla pagina. Poi mi sbizzarrisco. In seguito disegno i piedi. Sembra che sia seduto. Oh, non posso dimenticare le orecchie. Così va meglio. Adesso aggiungo dettagli agli occhi. Farà la differenza nel risultato finale. Aggiungo delle linee alla proboscide e voilà! Verrà così carino e assomiglierà a un vero elefante. Gli faccio anche le unghie e una bella coda sinuosa. Ora lo coloriamo. Uso il nero per gli occhi, non voglio fare pasticci. E questo grigio è perfetto per il corpo. Ho finito! È stupendo! Questo sì che è un elefante! In effetti è proprio bello! Sì, è vero! Ma non tocca a noi valutare, siamo pronte? Avete finito? Wow! Non è adorabile? Brava Luna, ma dove sono i numeri? Aspetta, cosa? Pensavo non stavamo disegnando elefanti? Bella vincitrice, è solo una, congratulazioni! Oh, grazie, ringrazio mamma, papà e il mio cane Rover. Spero siate pronte per il prossimo round. Un attimo... Avete sentito? È il mio stomaco che brontola, ma so come risolvere. È ora di uno spuntino. Speravo che lo dicesse. Ma dov'è il cibo? Un aiutino? Va bene, ecco qui. Spero siate riconoscenti. Wow, guarda quanta roba! C'è l'imbarazzo della scelta. Io voglio il cioccolato e la banana. Dove sono le buone maniere, signorina? Allora io prendo questi. È così, eh?
Va bene, suppongo che prenderò questo. Con calma. Li ha rotti. Io? È tutta colpa tua! Cosa posso fare adesso? Aspetta, posso sistemare le cose. Rompo il cioccolato a pezzetti e li metto sul Pop-It. Voglio ricoprirlo interamente. Lo sciolgo e riempio gli spazi. Ora mi servono i bastoncini. Li immergo nel cioccolato. Sembrano lecca-lecca. E aspetto che il cioccolato si solidifichi. Ho già l'acquolina in bocca. Poi li rimuovo dal Pop-It. Oh, sono così piccoli e carini. Sembrano deliziosi. È come se la mia bocca stesse festeggiando. Che trovata intelligente. Accidenti, io userò una tortiglia. La stendo sul tavolo. Prendo il cioccolato, voglio usarlo come una crema. Metto la banana in cima e arrotolo la tortiglia. Ma non ho ancora finito. Sciolgo il marshmallow e ci cospargo un po' di cocco. Poi lo taglio a fette. È come un sushi dolce. Ci faccio colare sopra del cioccolato. Sembra appetitoso. No, scelga il mio piatto. Lo sa che il mio piatto è il migliore. Sembrano buonissimi, non vedo l'ora di assaggiarli. Wow, guarda quello. È difficile. Ma ho preso la mia decisione. Pareggio! Sì, ce l'ho fatta! Dov'è finito? Un presentatore carismatico deve nutrirsi. Ora se volete scusarmi. Oh sì, questa è la parte migliore. Un bel aspetto e un buon profumo. Ecco la prossima sfida. È un test subdolamente difficile. Un test, ma io non ho studiato. Per fortuna ho il telefono. Ah, è quello che pensa lei? Ma... è come essere a scuola. Le regole sono regole, suppongo. Ma sono fatte per essere infrante. Ho una grande idea! Guardi qui! Ho una foto di matite colorate nel telefono. La ingrandisco e metto il telefono nell'astuccio. Sembra così convincente e lui non lo saprà mai. E ora posso completare il test. Lo supererò a pieni voti. Non l'avrei mai indovinato. I test sono molto più facili quando imbrogli. Non sembra una cattiva idea. Non posso credere che sto per farlo. Nascondo il telefono in questo vaso. Sul serio? Ho altri assi nella manica. No, non posso. Non riesco a guardare. Non mi arrendo. Come sto? Basta, per favore, non ne posso più. Che cosa posso fare? Aspetta, trovato. Questo funziona di sicuro. Però mi serve un quaderno. Oh, ce n'è uno nel cassetto, proprio nel posto giusto. Devo fare in fretta. Apro il quaderno, prendo il telefono e lo poso sul foglio. Poi lo avvolgo nella carta e lo mimetizzo. Non devo farmi notare. Mi basta solo capovolgere il telefono per farlo sparire. È come un trucco di magia. Faccia finta di niente, lui non sospetta nulla. Posate le penne, tempo scaduto! Ho una bella sensazione a riguardo. Vediamo come siete andate. Wow, sono sorpreso, Luna. Pensavo avresti avuto difficoltà. Ho fatto del mio meglio, ma non ho più tempo. Non ero mai stata bocciata prima d'ora. C'è sempre una prima volta per tutto, ma mi facilita il compito. Vince Luna! Sono più intelligente di lei. Brava, Luna. Sappiamo che la scuola può essere noiosa, ecco perché abbiamo ideato questi fantastici trucchetti. Qual è il migliore per te? Diccelo nei commenti. Ricorda di condividere il video con gli amici e di iscriverti al canale. Un altro brutto voto incredibile, come lo dico a mamma? Anzi, forse ho un'idea. Ci passo sopra la piastra e voto sparito, una vera e propria magia. Oh, eccola! Devo sbrigarmi. Facciamo che ho preso il massimo. Che succede qui? Gina, sei già a casa? Ehi, ciao, mi hanno riportato il compito. Da qua, fammi vedere. Oh no, sono nei guai! Sono orgogliosa di te! Senz'altro l'intelligenza l'hai presa da me. Ah, ovvio, e la furbizia da papà. Meno male. Io ho fatto giusto in tempo. Ok. Dov'è il quaderno? Potessi cambiare posto. Oh, eccolo. Oh, che cos'è quello? Oh no, ho sbagliato e non ho nemmeno la gomma. Questo è un guaio. Ehi, come va? Per caso hai una gomma? Certo, solo un secondo. Ce l'ho sicuramente qui in giro. Dov'è finita? Wow, quanta robaccia! Già me ne sto pentendo. Aspetta, ce l'ho, sono sicura. Scusa, credo di averla persa. Fa niente, che cos'hai lì? Di che parli?
Ecco dov'era finita. Grazie, che tipa strana. Dovrei proprio riordinare qui dentro. Senti, non posso restare a guardare. Lascia che ti aiuti, ho un metodo infallibile. Prendo un foglio e lo piego in tre parti. Tengo fermo uno dei lembi e ci passo su della colla. Poi richiudo anche l'altro lembo assicurandomi di fissarlo per bene. Applico della colla sull'altro lato e poi lo piego in due come se fosse una lettera. Metto questo foglio da parte e ne faccio degli altri uguali con colori diversi. Sembra un arcobaleno. Avvolgo i foglietti con del foam e poi ci attacco del velcro. Con dell'altro foam ricreo il muso di un unicorno. Ed ecco un carinissimo portafoglio. Tieni, per te. Wow, l'hai fatto tu, è stupendo! Guarda che forza, ci posso mettere di tutto! Non vedo l'ora di usarlo. Mi serviva proprio, è perfetto! Credo sia tutto. Che fame, mi serve uno snack. Dovrei averne uno nello zaino. O almeno credo. Tranquilla, ho io qualcosa. Tieni per sdebitarmi. Ehi, ma come ci è entrata questa lì? Poco importa, sono i miei preferiti. Ah, cavolo, non esce. No, no, mi lasci in pace. Puoi scappare quanto vuoi, ma è inutile. Non possiamo parlarne. Voglio solo vedere quanto hai preso. Non vuole proprio lasciare perdere. Ciao, Gina. No! Guarda che cosa hai fatto. Perché? Scusami, non l'ho fatto apposta. Aspetta, ci penso io. Ma dov'è il tappo? Aspetta, forse ho un'idea. Sì, dovrebbe andare. Usiamo lui, o meglio, la sua testa. La stacco dal resto del corpo e la avvito sulla boccetta di colla, spingendo bene così che sia ben salda. Ehi, non male! Passami quei voti. Devi fare presto. Bene. Ora spremo la boccetta e la colla dovrebbe uscire. Ah, sembra mocciolo. Un po' schifoso, ma fa ridere. Ha funzionato alla grande. E adesso lo attacco qui. Non la saprà mai nessuno. Tocca a me. Guarda se viene la prof. Wow, pazzesco. Ben fatto, Wendy. Addio ai brutti voti. Giusto in tempo. Eccoti finalmente. Devo registrare i vostri voti. Fatemeli vedere. Sì, ecco a lei. Ok, sorprendente, Gina. Brava. E tu, Wendy? Sì, il compito. Ecco a lei. Anche tu? Wow, ero convinta che non lo passassi. Ottimo lavoro, ragazze. Aspetta un attimo, ma cos'è quella roba? Non capirò mai voi giovani. Non è niente. Ci è mancato poco. Oggi sarà una giornata splendida. E adesso sì che ho un bel sorriso. Ma dai, sul serio? Oh, adesso è pieno di capelli. Non metterò mai più quella cosa in bocca. Dritto dritto nella spazzatura. Ma aspetta, forse questo può aiutarmi. Sapevo che sarebbe tornato utile un giorno. Vuoi evitare che lo spazzolino cada? Usa questo trucchetto geniale. Fantastico. Problema risolto. Questa cosa è proprio necessaria. Non ho niente con me, lo giuro. Basta con le bugie. Mi ha beccato. Adesso il compito sarà un disastro. Entra. Beh, questa giornata è iniziata male. Ma ha dimenticato di controllare qui. Che sciocca. Il mio bimbo. Com'è diventato grande. Mua. Se solo questi ragazzi fossero come lui. Io. La so, prof, io.
E tu, Brian? Piccolo mio, vieni qui. Sul serio? Sceglie sempre Brian. Va bene, mamma, eccomi. Non so se riesco a risolverla. 3 × 2 = 6. Quindi la risposta è... 5? È sicuramente così. Non ci siamo. Davvero? Metti un 1 davanti. Oh, ci sono! Ecco, il mio piccolo genio! Mi firmi il test? Wow, grazie! Non posso credere di averlo fatto! Ci sto prendendo gusto! Ora ti incorono re della scuola! Wow, questa cosa madre insegnante funziona davvero! Tenete gli occhi sul compito! Meno male che ho studiato! Perché sono stato ai videogiochi invece di studiare? Sto impazzendo! Ehi! Mi daresti una mano? Ok! La 1 è 2,50. La 2 è 65. Chi sta parlando? Quei furbacchioni! Shh! Silenzio! Come se potessero ingannarmi! Dovrò farlo in un altro modo. Non devo neanche dire una parola. Oh oh. Fate i bravi o vi boccio. Si mette male. Aspetta. La soluzione è così ovvia. Psst. Guarda le mani. Posizioni diverse per lettere diverse. Ho capito. Ok. Qual è la 1? Ah. E la 2? Che succede laggiù? Tengo il ritmo. Ok. Non è male, piace anche a me. Super. Questi appunti sono lunghi. Mirtillo. Brian? Che sono quelle caramelle? Via, per favore! La festa è finita! Che schifo! Cosa? Sempre a giudicare! Impossibile trovare 2 zaini più diversi! Ci vediamo! Devo fare una sosta all'armadietto! Nessuno sta guardando? Mi serve solo una cosa! Oh no! Betty? Non c'è niente da vedere! Smettila di fissarmi, ok? Oh, Betty, anche tu collezioni rifiuti? Vedi questo? Perché non riutilizzarlo? I magneti fanno miracoli, vedi? Puoi usarli per un mucchio di cose diverse. Così è molto più ordinato. Grazie, Brian. Andiamo. Gela dell'acqua in un contenitore, rimuovi il ghiaccio dal contenitore. Adesso prendi i colori e pennelli. Scatena la tua vena artistica. Dipingi direttamente sul ghiaccio. Puoi usare i colori che vuoi. Mentre il ghiaccio si scioglie, i colori si spostano. Poi cominciano a mescolarsi. Continua così e aggiungi altri strati di pittura. Vedrai, è davvero rilassante. L'effetto finale sarà stupendo. Visto? Abbiamo colorato il ghiaccio! Ok, comincia la lezione. Ah, non mi funziona la penna. Oh no, è finito l'inchiostro, ti pareva. Pazienza. Ehi, Sofia. Tutto a posto, Luna? La penna non scrive, me ne presti una?
Certo, come no, sicuramente ne ho una. Qui, da qualche parte. Quello non è una penna. Aspetta. Ah, di nuovo? Possibile? Che caos nel mio zaino. Dovrei essere più ordinata. Ehi, ho avuto un'idea! So come tenere tutte le mie cose in ordine. Devo solo sistemare un elastico qui sopra il mio quaderno. E poi altri due o tre. Adesso ci infilo dentro le mie cose. E c'è spazio anche dentro. Tutto è al suo posto e a portata di mano. Carino, vero? Ed ecco una penna per te. Ah? Cosa? Oh, già, grazie. Fantastico. Stavo facendo un bel sogno. Che noia questo test. A me piace. Sei una secchiona. Magari posso divertirmi un po'. Ehi, smetti di fare la bambina. Mi piace questa domanda. Ah, devo uscire di qui. Oh, un attimo. Ehi. E ora che c'è? Guarda qui. Strofino questa penna sulla manica e la faccio ruotare. Ammettilo, ti ho impressionata. Wow, sembra stregoneria. Fammi provare. Non credo proprio, sai? I maghi non rivelano mai i loro segreti. Devo sfregare più forte, forse. Ah, sì? No, niente, ci rinuncio. Ah, ci sono! Devo usare il cervello. Ah, mi ero dimenticata della gravità. E la rotazione della Terra ci dice che... Ah? Ho capito tutto, adesso ci riprovo. Sì. Non è magia. Sbruffona. Ops. Ragazze, silenzio. Scusi. Beccata. Ops. Sofia, dico anche a te. Sto facendo il test, vedi? Ultimo avvertimento. Ehi, ma la penna? La giornata si mette male. Vuoi trasformare un rotolo di carta igienica in qualcosa di speciale? Riempi una ciotola di colla. Riempi un'altra ciotola con dei pompon colorati e ora arriva il divertimento. Premi le palline sul rotolo e con i pompon è fatta. Bello, vero? È diventato un ottimo portapenne. Pronta per la scuola, tesoro? Devo preparare lo zaino. Mi servirà questo. Ottima scelta. E anche questo. Ok. Oh, non farmi male. Ava, che combini? Mi sto solo divertendo un po', papà. Sorridi. Ok, credo che ci sia tutto. Andiamo. Oh? Oh no, guarda qui. Papà, che si fa adesso? Questo è un bel problema. Ma credo di sapere che cosa fare. Ora di andare in classe. Sai sopportare le mie cose da sola, papà. Aspettami. È così umiliante. Fai finta che non ci conosciamo, ecco. Ma dove sono gli studenti popolari? Potrei fare comunella con loro. Alta, accesso vietato, bagno delle ragazze. Ops, in effetti sarebbe imbarazzante. Aspetto qui fuori. Se n'è andato? Sapevo che avrebbe funzionato. Era ora, mi sono liberata di papà, ma dovrò fare attenzione. Penso vada bene. Oh! Pronta per la lezione? Adoro scienze. Ti prego, non farlo. È fantastico, mi sembra di riacquistare la mia gioventù. Allora, come va? Bene, grazie. Risposta sbagliata. Ho capito, papà. È così che si fa. No, smettila. Che giornata, non posso credere che mi stia facendo questo. Sono così stressata, almeno ho questo pop-it. Un attimo, so cosa farci. Applicherò la colla intorno al bordo del pop-it, in questo modo. Mi prendo il tempo necessario. Ora prendo una cerniera, la premo bene sulla colla. Ora mi serve un secondo pop-it, applico la colla proprio al centro. E adesso ci attacco una bella farfalla. Papà, vuoi vedere il mio nuovo zaino? Wow, è meraviglioso! È coloratissimo! Mettiamoci i tuoi libri scolastici! È molto più bello di quello vecchio! Buona giornata, tesoro! Grazie, papà, ciao! Ragazzi, guardate un po'! Carino lo zaino, Ava!
Sì, è proprio bello, lo zaino migliore che ci sia. Lo so. Uff, così va meglio. Ora torniamo a mettere i voti. A più su questo compito, questo invece è un totale fallimento. Un sacco di miei studenti sono degli ignoranti totali. Che faticaccia! Oh, guarda quanto è tardi! Devo completare le correzioni il prima possibile. Ancora qualche valutazione? Oh, oddio, che incubo terribile! Oh no, la fronte è macchiata tutta d'inchiostro! Accidenti! Oh, devo ripulire tutto questo pasticcio. Speriamo che la gomma lo faccia sparire. Un attimo, quest'anello può davvero tornarmi utile. Ci metto una piccola quantità di colla a caldo e poi una gomma. E ora ci scrivo sopra una lettera. La lettera F, naturalmente. Bene, ne ho uno su ogni mano per i voti positivi e negativi. Sono venuti benissimo. Adesso posso riprendere a correggere. Prendo un compito e controllo qui le risposte. Sembro usando l'anello con la A. E questo è da F, ma qui ci va un'altra A. Esaminiamo meglio questo compito, eccellente! Un'altra A. E questo è l'ultimo. Ah, mi sono sbrigata davvero in fretta. Incredibile quanto tempo ho risparmiato. Vado a casa. Sì, siamo arrivate in classe in perfetto orario. Ehi, voi due, basta parlare, ora della verifica. Giusto, la verifica. Meno male che siamo preparate. Certo, e anch'io ho il bigliettino con le risposte. Supereremo di sicuro questa prova. Ehi, perché quei sorrisini, voi due? Avete un'aria sospetta. Scansione attivata in cerca di imbrogli. Ah, come pensavo, hanno i bigliettini. Ehi, pensavate di potermi fregare e di cavarvela così? Un'intera fila di bigliettini alla luce del sole? Davvero? Pensavate di potervela cavare? E farla franca? Ma io vi ho beccato! Ehi, tu! Di là! Ti ho visto, sai? Che cosa hai in questo bicchiere? Un caffè freddo? Aspetta un attimo! Che cosa stai nascondendo qui sotto? È una scrittura davvero minuscola e che è notevole! Ma è pur sempre copiare! Mi spiace, non riuscirai a farla franca! No! Non voglio essere bocciata! Aspetta! Mi è venuta un'idea! Dimenticavo che ho messo bigliettini anche tra le dita! Oh no, che posso fare? Ehi, che cosa ho sotto la scarpa? Una gomma! Aspetta un attimo, posso appiccicare un bigliettino sulla suola della scarpa! Ecco qui, carino e sicuro! E adesso ho tutte le risposte che mi servono! Che diavolo succede? Oh niente, io mi sto soffiando solo un po' d'aria e lei fa yoga! Ok, sembra tutto a posto! Buon lavoro! E così supereremo la verifica! Non si è mai troppo prudenti. Non si sa mai chi osserva. Proprio quando meno te lo aspetti. Nah, non potrebbero mai arrivarci. Finora tutto bene, anche la prof è occupata. Siete tutti miei. Da tempo aspettavo questo momento, venite da me. Guardali che spettacolo. Pancia mia fatti capanna. Non te lo permetterò. David, che ti avevo detto? Non si mangia in classe! Non farmi arrabbiare! Va bene, mi scusi, non lo faccio più! Lo dici tutte le volte! Ah, non ce la faccio più! Che succede? Questo ti servirà. Grazie. Non c'è di che, amico. Aspetta, ho capito! Devo fare in fretta. Attenti ragazzi, è importante. Cosa? Questo foglio non mi si stacca più. Ma che succede? Sì, gliela faccio vedere io. Si prospetta qualcosa di epico. Torna qui. Quale sarebbe la tua idea? Mangialo. Giusto. Non è colla, è una caramella. Prima togli la colla dal tubetto. Verifica che il tubo sia pulito, niente caramelle appiccicose. Impila le caramelle una sull'altra e inglobale nel tubetto. Così avrai creato uno stick dolce, è esattamente ciò che voglio. Buonissimo. Lo sapevo, ti piace. È bello essere seduti vicini. Che succede? Stiamo solo incollando dei fogli.
Ho i risultati del test. Non sembra una buona notizia, che succede? Non lo so, ma non mi piace. Siete stati grandi! A più, cioè parliamone! Wow, dammi il 5! Sapevo che potevate farcela, sono fiero di voi due! Bravissimi! Sono così felice, lo incornicerò! Anch'io! Vi siete impegnati molto, meritate una ricompensa! Che ne dite di una pizza? Oh, è già arrivata! Complimenti per la rapida consegna, ragazzo! Mi devi pagare, amico! Certo, e fammi prendere il portafoglio! Cosa? Oh no, c'è un buco! Ups, un attimo solo, che imbarazzo! E penso che sia tutto, ecco a te! Buon appetito! Credo che dovrò comprare un portafoglio nuovo, era il migliore che avessi mai avuto! Almeno possiamo mangiare la pizza! Grazie! Se non vi spiace, vorrei stare un po' da solo adesso. Ricorderò i bei momenti con il mio portafoglio. Io non aspetto più. David, smettila! Oh, mi hai fatto male! Dobbiamo aiutarlo. E in fondo sono cose che capitano. Deve esserci qualcosa che possiamo fare. Ma certo, posso usare questi fogli! Divido un foglio di carta in tre sezioni. Piego il lato sinistro e ci passo sopra la colla stick. Lo premo per sigillare la colla. Applico una piccola quantità di colla nella parte superiore e mi assicuro che rimangano uniti. Poi creo una piega sul fondo. Ora ne faccio di più. Incollo un pezzo di gomma piuma sul fondo e creo un portafoglio. Poi aggiungo i dettagli. Ed è un tenero unicorno, che te ne pare? Glielo lancio sulla scrivania. Cosa? E questo da dove salta fuori? Non ho mai notato quel soffitto prima d'ora. L'avete fatto voi? Diamo un'occhiata. Wow, quante tasche ci sono! Ragazzi, siete fantastici, grazie! Sono contenta, le piaccia. Non vedo l'ora di usarlo. Che bello, posso infilarci anche gli accessori. È favoloso! Credo di avere un nuovo portafoglio preferito. Se amo questa lezione ci sarà un motivo. Forza, mangiamo!